Sotto questi tendoni si nascondeva, secondo le indagini, lo sfruttamento. Un centinaio di lavoratori sottopagati, retribuiti a cottimo, portati da un campo all'altro, stipati in furgoni. La polizia di Terracina effondi verifica e mette sotto controllo giudiziario 5 aziende agricole per caporalato. Dopo 4 anni di indagini, 9 le persone indagate, 7 imprenditori del territorio pontino e 2 stranieri. Questa è solo l'ultima delle operazioni contro un fenomeno che è entrato anche in tribunale. Davanti alla Corte d'Assise di Latina si sta svolgendo uno dei primi processi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che è iniziato grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Ma non solo contrasto, servono anche opportunità, sottolinea il prefetto di Latina. Domani, insieme alle regioni e altri rappresentanti del settore, lanceremo un'iniziativa invece per premiare chi vuole aderire al lavoro etico, al lavoro conveniente, aderendo alla rete agricola di qualità. Entrare nelle comunità indiane, di solito molto chiuse e sfruttate dagli stessi connazionali, è un'altra priorità evidenziata dai sindacati. Insegnare loro la nostra lingua, dove rivolgersi quando hanno qualche problema. Bisogna spingere su queste questioni qua. Non facciamo di tutto un erba un fascio, perché a Latina c'è l'eccellenza della filiera agricola, bisogna lavorare bene e non bisogna creare concorrenza sleale. Di concorrenza, ma leale e trasparente, parla l'assessore regionale al lavoro Claudio Di Berardino. Questo blitz, spiega, ci spinge ad andare avanti per la qualità del lavoro e delle imprese.